Allora, buongiorno a tutti. Buongiorno. Questa è un'iniziativa che io mi sono trovata perché era stata portata avanti dal dirigente precedente. È un'iniziativa lodevole perché si tratta di spirito di solidarietà, no? Voi sapete che noi abbiamo attraversato periodi molto bui nella scuola, no? Tra la pandemia e poi la guerra. Quindi l'arrivo degli ucraini, dei bambini ucraini, è stata molto impattante sugli ambienti scolastici. E qui devo dire in particolare, perché noi abbiamo accolto più di 30 bambini ucraini. La Federcaccia, che io ho conosciuto in questa situazione e alla quale poi passerò la parola, ha intuito i bisogni della scuola. Io operando, come diceva prima il Presidente, operando nel sociale, su tante attività disparate, ha pensato di fare una cosa utile al di là delle derrate alimentari, no? Che più o meno mandavano tutti, no? Anzi, addirittura c'era un esubero, no? Di questi beni di prima necessità. Loro hanno intuito una cosa bella, secondo me, cioè che le necessità sono anche legate alla cultura, all'istruzione. E quindi quando noi pensiamo alle prime necessità, spesso dimentichiamo una cosa grande, che è la capacità e la possibilità di comunicare con gli altri. Quindi i tablet, che loro adesso ci consegneranno per questi bambini ucraini e che comunque resteranno in dotazione all'istituto per tutte le altre emergenze sociali che si verificheranno, questi tablet hanno proprio questo valore: portare avanti l'idea che la scuola è una prima necessità e quando ci sono guerre, pandemie, la scuola deve rispondere. E se si lasciano soli i bambini nella solitudine della non comunicazione, probabilmente per loro questa cosa è quasi pari a un'assenza di cibo o di igiene personale. Quindi io ringrazio veramente la Federcaccia per questa iniziativa. Per questo spirito di solidarietà che veramente fa bene a tutti e sempre di più perché veramente la scuola è battuta da queste traversie, lo è stata tanto in questi ultimi 3 anni e quindi torno a ringraziarvi e lascio la parola al Presidente che adesso vi spiegherà un pochino più nel dettaglio come è venuta fuori questa iniziativa e come mai l'hanno portata avanti. Vi ringrazio. Grazie, professoressa, grazie al professor Scolastico, professoressa Povignoni, grazie a voi per l'attenzione. Sì, noi ci occupiamo di caccia, quindi attività di nicchia, del tempo libero, una passione, però abbiamo la fortuna di essere un'associazione come Federcaccia diffusa su tutto il territorio nazionale. Noi abbiamo 6.000 sezioni comunali, con 6.000 presidenti comunali, quindi 6.000 luoghi dove i cacciatori ricevono servizi. Siamo quindi uno degli attori, insieme a tante altre associazioni, anche di una cosa spesso dimenticata quando serve, che si chiama coesione sociale. Quindi coltiviamo una passione, ma nel coltivare la passione facciamo anche attività sociali, rivolte all'interno, ma spesso rivolte anche all'esterno. Sono qui presenti come il presidente provinciale di Federcaccia, Marcello Spigarelli, il segretario regionale di Federcaccia, Gian Piero Morosi, e sta arrivando Gianfranco Pazzucchi, che è il presidente comunale di Federcaccia di Gualdo Tadino. Nel periodo buio della pandemia 2020, Federcaccia, con i suoi 230.000 soci, le sue 6.000 sezioni, è riuscita a raccogliere e a donare in respiratori, generi alimentari, posti letto, assistenza. Quasi, no, senza quasi, 1.450.000 euro da destinare alla solidarietà, soldi dei cacciatori, delle famiglie, degli amici dei cacciatori, insomma, che hanno aiutato a fare questo. Poi è arrivata l'emergenza ucraina, ci siamo posti che cosa fare. La prima cosa era, dice, tutti a fare, beh, c'è il cibo, le cose. Un problema. Allora, tagliato la testa al toro, noi abbiamo collaborato durante il Covid con lo Spallanzani, abbiamo fatto cospicui interventi economici per la ricerca dello Spallanzani, abbiamo sostenuto le attività della Croce Rossa, abbiamo collaborato con il Ministero della Sanità facendoci indicare le priorità e su questa cosa ci siamo rivolti al Dipartimento Nazionale di Protezione Civile. Abbiamo detto: vogliamo fare una cosa a sostegno dell'emergenza ucraina, che cosa possiamo fare?
Ringrazio il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile, ci siamo incontrati varie volte. Alla fine abbiamo detto facciamo qualcosa per la scuola, per i bambini, ma per la scuola. I bambini poi le esigenze sono tanti, perché bisogna stare attenti anche a non fare polemiche, insomma, una sorpresa deve essere per la scuola, soprattutto per le scuole che ospitano, che affrontano l'emergenza ucraina, si trovano un carico superiore di problematiche rispetto a quelli già, diciamo così, esistenti. Quindi con il Dipartimento di Protezione Civile ci hanno inviato l'elenco, noi abbiamo l'elenco di tutte le scuole italiane che ospitano bambini ucraini nelle loro strutture. Chiaramente non riusciamo a fare per tutti. Abbiamo lanciato una raccolta di solidarietà, cioè scuola in pace, andiamo a scuola in pace, abbiamo chiesto ai nostri soci di contribuire per mettere a disposizione delle scuole, sempre con il consiglio del Dipartimento della Protezione Civile, sentendo il Ministero dell'Istruzione, dice probabilmente può essere utile che aiutiate le scuole nella dotazione tecnologica per, che sicuramente questi bambini avranno bisogno anche di fare un po' di DAD con le scuole ucraine, eccetera, eccetera. Quindi prodotto, ricerca, tutte le belle cose, noi oggi è la prima consegna, la prima scuola in cui consegniamo le tavole, in cui consegniamo questi che sono adeguati, cirillico compreso, tanto per capirsi, rispetto a questo, però come qualunque altra funzione, le caratteristiche tecniche, ci siamo confrontati con alcuni dirigenti scolastici di varie scuole, quale poteva essere un prodotto, diciamo così, idoneo. Questo quindi è il tablet che noi consegneremo in 10 scuole italiane, dalla Calabria al centro, Toscana, Emilia, in tutta Italia, insomma, 10 scuole. Questo è un tablet personalizzato, diciamo un attimino, con il logo Federcaccia. Ovviamente noi veniamo da una cultura, fai del bene e scordatelo, quindi non vogliamo assolutamente speculare sulle nostre azioni. Però voi capite che per poter anche sostenere e sensibilizzare chi ci aiuta, chi ci dona delle risorse per poter fare attività sociale, ha bisogno anche di una motivazione e di vedere quello che si fa. Per cui questo è il tablet. Questo è il logo di Federcaccia e idealmente e materialmente il primo tablet che consegna Federcaccia in Italia lo consegna alla professoressa Codignoni per conto della scuola e delle esigenze della scuola di Guado Tatino. Io vi ringrazio, questo è, grazie per l'attenzione e un grande in bocca al lupo per l'avvio dell'anno scolastico.